convegno sul Covid spiegherà un po' anche la lezione che ci ha dato il Covid da un punto di vista di organizzazione dell'ospedale e della medicina sul territorio. Cosa ci può dire su questo sinteticamente? Beh, l'insegnamento del Covid è che non eravamo e dobbiamo prepararci a delle soluzioni che manifestano, come avviene nelle pandemie di queste dimensioni, una situazione legata alla frequenza e alla magnitudo, cioè tempi brevi e una grossa massa di pazienti, di soggetti interessati da questa epidemia. Come rispondere? Rispondere nella stessa modalità, quindi riuscire ad avere dei tempi brevi nelle decisioni, nel prendere decisioni e per rispondere al grande afflusso di pazienti, riuscire ad avere la massima flessibilità organizzativa all'interno dei nostri presidi ospedalieri. Oggi com'è la situazione negli ospedali della SST Valdarno? Ma la situazione ad oggi è sostanzialmente contenuta, c'è una presenza di pazienti ricoverati ridotta. Ciò non toglie che bisogna mantenere alta l'attenzione e mantenere costante la guardia su quello che potrebbe essere il futuro, insomma. Quindi siete più pronti per un'eventuale nuova ondata del Beh, non virus. c'è dubbio che l'esperienza che abbiamo avuto ha fatto sì di rodare certi meccanismi organizzativi, mettere a sistema alcune situazioni che non lo erano. E questi sono degli elementi fondamentali, senza dimenticarci però l'elemento più importante che è senz'altro quello dei professionisti, sia in termini di formazione e di preparazione che sono riusciti a costruirsi sul campo e di abnegazione e di capacità di dedicarsi in maniera completa a questa situazione.